Giorgio. Gentile signora Laura Boldrini, la ringrazio per avermi dato oggi l'opportunità di raccontare la mia storia. Mi trovo davanti a lei come una donna che ha dovuto lasciare tutto, la sua casa, la sua cultura, la sua sicurezza, con la speranza di poter vivere un giorno in pace e dignità, dignità. Perché persone come me fuggono dal proprio paese. Perché persone come me fuggono dal proprio paese? Posso aiutare a mettere a sedere? Vuoi che leggo io? Grazie, scusami. La fuga non è una decisione presa alla leggera, è un passo disperato quando il proprio paese nega il diritto di vivere e non lascia altra scelta. Come donna curda proveniente dalla parte iraniana del Kurdistan, la mia vita quotidiana era segnata da oppressione, violenza e da un costante senso di minaccia. Noi donne, agli occhi del regime, siamo solo oggetti destinate al silenzio e alla sottomissione. I nostri diritti sono limitati, la nostra volontà spezzata e ogni giorno combattiamo per sopravvivere. Quando lasciamo il nostro paese non è perché lo vogliamo, ma perché siamo costrette, fuggiamo per paura, fuggiamo per disperazione e con la speranza di trovare una vita dignitosa. Ma il percorso verso la libertà è per una donna un cammino pieno di pericoli. Le donne in fuga sono particolarmente vulnerabili. Siamo esposte ad abusi fisici, molestie sessuali, a umiliazioni culturali senza aver diritto ad alcuna difesa. È come se perdessimo la nostra umanità passo dopo passo, perché non godiamo della stessa libertà dei nostri compagni maschi. Io stessa ho vissuto i lati più oscuri della fuga, tradimenti, minacce e il costante timore di subire violenze. E tutto questo solo perché sono una donna in cerca di un luogo sicuro. Portiamo le cicatrici di questo viaggio, non solo fisiche, ma anche psicologiche. Sono ferite difficili da guarire, che lungo il cammino verso la libertà ci ricordano continuamente la nostra vulnerabilità più profonda. Eppure quando finalmente sono arrivata in Italia, credendo di essere in un paese di libertà e diritti, sono stata arrestata senza capire il perché. 10 mesi, di cui 2 senza traduttore, senza nessuno che potesse spiegarmi le accuse. Non sapevo cosa fosse successo a mio fratello, che era fuggito con me, e non potevo contattare nessuno. Il mio corpo e il mio spirito hanno subito ulteriori danni. Mentre sedevo in quella cella giorno dopo giorno e le dicerie e le bugie su di me si diffondevano come una rete attorno alla mia libertà. Persone della mia stessa cultura e provenienza mi hanno dipinto come immorale e indecente. Il disprezzo che ho sentito in queste dicerie è stata un'altra forma di violenza a cui ero senza difesa, sulla quale non avevo difesa. Una violenza che mi ha umiliata ancora una volta, anche ora che finalmente sono libera. Per questo oggi sono qui con 4 richieste urgenti per lei e per il governo italiano. Primo, fornite alle persone che cercano rifugio in Europa il supporto necessario per preservare la loro dignità. Chiedo che i rifugiati abbiano accesso a traduttori, assistenza legale e diritti fondamentali non appena arrivano. Nessuno di noi dovrebbe essere imprigionato senza la possibilità di comunicare, condannato a un'oscurità isolante. L'isolamento che ho vissuto non è stato solo una mancanza di assistenza legale, ma una negazione della mia umanità che mi ha profondamente ferita. Nessuno dovrebbe sperimentare questa oscurità in Europa. Secondo, riconoscete la situazione speciale delle donne rifugiate che provengono da regimi come il Medio Oriente. Queste donne
hanno spesso sopportato più della sola durezza della fuga. Portano il peso della violenza culturale radicata nella loro stessa comunità. Molte di noi sono già ferite prima ancora di arrivare qui, a causa delle violenze e degli abusi subiti durante la fuga e delle dicerie misogine e calunnie che continuano a perseguitarci anche qui. Dateci, noi donne che desideriamo solo la libertà, la possibilità di vivere con dignità. Meritiamo rispetto e protezione, non ulteriori oppressioni e pregiudizi. Terzo, è particolarmente importante per me, come donna curda, fuggiamo da paesi in cui ci viene negata l'esistenza stessa come esseri umani, in cui siamo costrette al silenzio e la nostra identità viene negata. Chiedo che l'Italia e l'Europa non solo ci offrano protezione, ma ci accolgano come membri uguali della società. Faccio appello a voi per permetterci non solo di sopravvivere, ma di avere una voce e di essere riconosciute come donne che non sono solo rifugiate, ma sopravvissute in cerca di libertà e dignità. Quarto, vi prego di modificare l'articolo 12 del decreto Cutro. I trafficanti di esseri umani non rischiano la vita sui barconi insieme ai rifugiati. Essi operano da paesi come la Turchia, il Nord Africa o il Regno Unito. Il termine scafista non ha significato in questo contesto. Se volete proteggere le vostre frontiere, dovreste sanzionare i governi sfruttatori e non esporre i rifugiati indifesi ai rischi imposti da questa legge. Queste barche trasportano persone che fuggono dalla guerra e dallo sfollamento in cerca di protezione presso di voi e nient'altro. Ogni reato attribuito alle persone a bordo di quell'imbarcazione non è in realtà un crimine, perché i veri trafficanti non si trovano tra loro. Oggi sono qui per tutte quelle donne che vivono ancora nella paura e che non hanno una voce. Vi chiedo dal profondo del cuore, aiutateci a superare questo dolore e a trovare la pace che cerchiamo con tanto ardore. Lasciate che l'Europa sia un luogo che ci restituisca non solo la sicurezza, ma anche l'umanità e la dignità che ci sono state tolte nel nostro paese. Vi ringrazio, Maysoon Majidi, 4/11/2023.